È stata girata nell'Aquilano la ricostruzione dell'apparizione della Madonna di Guadalupe, presente nella puntata di giovedì 27 dicembre di Freedom Oltre il confine, la trasmissione di Roberto Giacobbo, che va in onda su Rete 4 alle ore 21:25. La produzione ha infatti girato parte della vicenda centroamericana a Sassa, nella frazione dell'Aquila, e all'Aquila città, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Don Juan de Dios, parroco di Sassa, ha interpretato Don Diego Quattolozzini, a cui è apparsa la Madonna di Guadalupe nel 500. Claudia Vivian Milan Rodriguez è stata la Madonna, Ivo Costanzi il vescovo. Hanno collaborato alla puntata anche Don Daniele Pinton. È abruzzese anche lo staff di Freedom, a partire dal direttore di produzione Sonia Fiucci. Nello staff sono impiegate altre professionalità nel campo della produzione video e televisiva, espressione del territorio. Molti giovani aquilani si sono adoperati come runner e comparse, così come dei giovani avezzanesi. L'Abruzzo è una terra vicina a Roma che riserva sorprese paesaggistiche inaspettate insieme a un calore e a una grande disponibilità della sua gente. Ha detto così Roberto Giacobbo nel video lancio di presentazione delle riprese video realizzate in Abruzzo che saranno presenti nelle puntate della prima serie di Freedom Oltre il confine. E dobbiamo dire che per esempio l'Abruzzo è sicuramente un territorio che è ricco di queste cose. Ricordo una volta su un sito internet si diceva quali di queste immagini sono dell'Abruzzo e quali del Tibet. Bene, molti hanno provato a rispondere, la verità è che tutte quelle splendide immagini erano solo dell'Abruzzo. E devo dire che, ringraziando la Film Commission per l'Aquila e il Gran Sasso, abbiamo ricostruito proprio in quei luoghi tanti sapori, tante emozioni che poi abbiamo incastonato in servizi anche molto diversi. La nostra Italia, e in questo caso l'Abruzzo, è piena di sorprese.